Debutto in grande stile per il Canapè Baby Challenge Sell SMP. Bambini e ragazzi delle categorie giovanissimi, esordienti e donne allieve sono chiamati a raccolta per iniziare una nuova entusiasmante avventura tra Marche, Sant'Elpidio a Mare, Umbria, Bastia Umbra e Petrignano d'Assisi, Campania, Montesano sulla Marcellana, Puglia, San Ferdinando di Puglia e Molise, Petacciato. Grazie al contributo offerto dal Giro d'Italia Amatori, con gli introiti delle iscrizioni delle gare a tappe amatoriali, per un progetto che ha il sostegno della Federazione Ciclistica Italiana. Con la prima prova di Sant'Elpidio a Mare, organizzata dalla Hobby Bike Porto Sant'Elpidio, sono attesi oltre 400 ragazzi, tra giovanissimi, esordienti e allievi, uomini e donne. La macchina organizzativa della Hobby Bike Porto Sant'Elpidio ha allestito un grande fine settimana a Sant'Elpidio a Mare nei giorni 24 e 25 marzo, dedicato alle categorie giovanissimi con il trofeo Tommaso Romanelli, oltre agli esordienti e agli allievi di scena nel trofeo Giuliano Renzi. Grazie all'abbinamento con il Canapè Baby Challenge Sell SMP e con il Challenger Rosa, è un vero pienone di giovani ciclisti di età compresa tra i 7 e i 16 anni provenienti da tutta Italia. Oltre 400, una cifra che ripaga gli sforzi degli organizzatori che, a loro volta, hanno concertato i due eventi insieme alle amministrazioni comunali di Sant'Elpidio a Mare, sindaco Alessio Terrenzi e assessore allo sport Matteo Verdecchia, e di Porto Sant'Elpidio, sindaco Nazareno Franchellucci e assessore allo sport Milena Sebastiani, oltre alle famiglie Romanelli e Renzi, senza dimenticare gli sponsor che gravitano intorno al marchio della Hobby Bike Porto Sant'Elpidio, con in testa il presidente Moreno Pistelli e il team manager Stefano Offidani. Si comincia con il trofeo Tommaso Romanelli in gare giovanissimi, con la prova di abilità gincana in Contrada Luce. Pronto per la prima prova agonistica di giornata. Gli organizzatori della Hobby Bike hanno puntato molto sulla qualità per aprire in grande stile la stagione 2018 del Challenger Rosa. Sulle strade elpidiensi sta pedalando il meglio del ciclismo femminile nazionale. Il trofeo Giuliano Renzi va in scena sul circuito pianeggiante di Contrada Luce, chiuso totalmente al traffico, che nel finale presenta un breve rettilineo in leggera ascesa. Intanto c'è stata la partenza per le ragazze, 5 giri da affrontare per loro, poi l'epilogo nel finale in leggera ascesa. Sono al via le esordienti di primo e secondo anno. Da sottolineare la presenza della campionessa italiana di ciclocross Eleonora Ciabocco. Nelle immagini iniziali, intanto il gruppo che precede compatto, abbiamo visto gli organizzatori del Gran Fondo di San Benedetto del Tronto, l'evento dedicato alle due ruote amatoriali in programma il 27 maggio, un evento sicuramente da non perdere per chi ama il ciclismo e per chi ama il ciclismo amatoriale. Ancora le immagini sul gruppo delle ragazze: sino a questo momento non ci sono state particolari azioni portate da alcune delle cicliste in gara, un gruppo compatto. Nelle prime posizioni le ragazze della Re Artù Factory Team, la numerosa formazione che sta controllando nelle prime posizioni il gruppo. Tra queste riconosciamo
anche la figura di Eleonora Ciabocco, Eleonora Ciabocco che veste i colori della team di Federico Pink, che sicuramente oggi vuol dire la sua e che è stata una protagonista assoluta della stagione del ciclocross, della stagione del ciclismo invernale. Esce in fuga Valentina Zanzi della React 2 Factory Team, lei prova ad allungare, cerca di fare la differenza, ma il gruppo controlla, non lascia spazio a Valentina Zanzi e infatti, come potete vedere, pronta è la risposta del gruppo che torna così compatto. Siamo ormai alle battute finali di questa prova, come amava dire il campionissimo toscano Ginettaccio Bartali, l'è tutto da rifare, dunque la nostra moto abbandona il gruppo e si porta verso il traguardo in attesa di quella che sarà ormai la volata finale e dunque l'epilogo scontato di questa prova. Una volata che è stata lanciata dagli ultimi 400 metri dalle ragazze in gara. Vediamo che a centro strada sta emergendo Eleonora Ciabocco, la vedete inquadrata in questo momento, Eleonora Ciabocco che continua a spingere e si è voltata, visto che riesce a conquistare agevolmente il successo, dunque alza anche le braccia al cielo la brava ciclista della team di Federico Pink, che va così a conquistare il successo tra le ragazze del secondo anno, davanti a Serena Semoli, Sara Maluscelli, Greta Zingoni ed Elisa Tahiti. Tra le donne del primo anno, vittoria per Giulia Coppi, davanti a Beatrice Bertolini, Emma Meucci, Sara Capellari e Caterina Senesi. Dunque una splendida parentesi rosa per questo challenger rosa che inizia nel migliore dei modi qui in terra marchigiana, grazie alla passione e alla professionalità organizzativa della Hoppy Bike e di tutti gli sponsor che sostengono questo attivissimo gruppo ciclistico marchigiano. Seconda prova di giornata del trofeo Giuliano Renzi, che va in scena sul circuito pianeggiante di Contrada Luce. Protagoniste le ragazze della categoria allieve, che dovranno compiere 10 giri. Dopo Eleonora Ciabocco troviamo un'altra campionessa italiana di ciclocross, si tratta dell'Umbria Letizia Brufani del team Luciclone. Tre volti noti in questa giornata, anche quello di Sonia Roscioli, che rappresenta la Gran Fondo San Benedetto del Tronto, in programma il prossimo 27 maggio, e i vini Ciucciù, sicuramente due eccellenze del territorio marchigiano. A proposito di eccellenze, Radio Corsa è a cura di Simone Gazzoli, che naturalmente lega il suo nome alla corsa di Capodarco, il Gran Premio Capodarco, il mondiale di agosto riservato ai dilettanti. Con le immagini intanto andiamo al gruppo compatto, sempre molto attive nelle prime posizioni le ragazze della React 2 Factory Team, una società che è alla ricerca del successo, del prestigioso successo in questo trofeo Giuliano Renzi, così come le ragazze del team Umbro de Luciclone e naturalmente le ragazze del team Hoppy Bike, che ci tiene a ben figurare nella corsa di casa, nella corsa che si svolge lungo le strade marchigiane, che sono le strade di casa dei dirigenti e di alcuni ciclisti della Hoppy Bike MB Victory Team e della Hoppy Bike. Siamo ormai alle battute finali, iniziato l'ultimo giro, molto attiva Matilde Bertolini, Hoppy Bike MB Victory Team nelle prime posizioni del gruppo, la vediamo inquadrata in
questo momento lei sta lottando per la conquista del successo finale in questa prova. Vedremo se sarà ancora una volta volata del gruppo compatto, ci sarà qualche ciclista che tenterà di evitare l'epilogo in volata. Dicevo, siamo ormai alle battute finali, lanciata la volata, vedete a centro strada Alessia Patuelli della Reartu Factory Team che prende saldamente la testa della volata e va a vincere nel tratto in leggera ascesa. Dunque successo per Alessia Patuelli, Reartu Factory Team, davanti a Margherita Morelli della Bici Festival, Rachele Bolzanini della Impa San Vincenzo, Sabrina 27 della Campi Bisenzio, Matilde Missiroli della Forlivese. Al sesto posto Matilde Bertolini della Hoppy Bike MB Victory Team, settima Lara Scarzelli della Ciclistica San Miniato Santa Croce, ottava Carlotta Cipressi della Forlivese, nona la sua compagna di squadra Melanie Pepoli, al decimo posto Giulia Giulianini. Chiude la top 10, le prime 10 posizioni dell'ordine di arrivo, la ciclista della Natura Abruzzo al termine di questa seconda prova, un momento di relax, un momento per degustare gli ottimi vini ciucciù, per assaggiare anche qualche dolcetto o qualche salato preparato appositamente per gustare i vini ciucciù e brindare ai prossimi eventi ciclistici, tra cui la Gran Fondo San Benedetto in programma il prossimo 27 maggio. È il momento degli allievi, sono ben 142 i ciclisti iscritti per questa prova. Vediamo intanto le operazioni preliminari, il foglio di firma, il controllo rapporti che viene effettuato tra i ciclisti della categoria allievi, ben 142, come già sottolineato, gli iscritti ciclisti provenienti da diverse regioni d'Italia che daranno vita a questa prova. Ancora abbiamo visto lo stand della Vini Ciucciù, il manifesto, il roll up della Canapè Baby Challenge Selle SMP, che è la manifestazione giovanile voluta da patron Fabio Zappacenere, colui che dà vita al Giro d'Italia Amatori. Operazione di foglio di firma per i 142 allievi iscritti alla manifestazione. Tra poco la partenza ufficiale dell'evento, i ciclisti sono ormai pronti a prendere il via. Anche in questa occasione saranno 10 i giri da percorrere. Si parte subito velocemente, andatura elevata che vede molto attivi gli atleti della storica formazione polisportiva fiumicinese. Queste le i primi chilometri percorsi dai 142 allievi che danno vita a questa prova. Vediamo le maglie gialle, le storiche maglie gialle della formazione polisportiva fiumicinese. Nelle prime tre posizioni sono gli atleti di questa società. Ora si porta al comando un quarto ciclista laziale. Il passaggio al contagiri per il gruppo che si sta avvicinando al passaggio intermedio, al giro di boa della prova. Intanto si svolgono le premiazioni delle ragazze con la vestizione delle maglie di campionessa provinciale per coloro che hanno conquistato l'ambito titolo. Torniamo in gruppo, tenta l'attacco Antonio Rocco del team Guarenna, ma il gruppo non lascia spazio.
ripreso dunque Antonio Guarena, è un portacolori della polisportiva fiumicinese a chiudere su Guarena, situazione di gruppo compatto, dunque fallito l'allungo di Guarena. Ora ci prova un portacolori della fiumicinese, vedremo se il gruppo anche in questo caso, infatti è pronta la risposta del gruppo, anzi subito di due ciclisti, poi del resto del gruppo, situazione che torna nuovamente compatta per i 142 allievi in gara. Ci avviciniamo alle battute finali, all'ultimo giro, infatti suona la campana, l'inizio dell'ultimo giro per i protagonisti di questa prova. Torniamo in corsa, attenzione perché è appena uscito all'attacco Luca Marziale de Il Pirata Sniper World Bike, al suo inseguimento vediamo Federico Cardone della Team Eurobike, Armando Lettiero della Ciccio Stellato Team Balsano e Simone Garuffi della polisportiva fiumicinese Fight Adriatica. Questi sono i tre più immediati inseguitori del battistrada, Luca Marziale e alle sue spalle Cardone, Lettiero e Garuffi. Il terzetto alle spalle del battistrada, come già detto in precedenza, siamo nell'ultimo giro di gara, ultimo del circuito. Tra poco, quando i ciclisti transiteranno in zona traguardo, andranno ad affrontare la breve salita che conduce all'epilogo di questa prova. Si parte a circa 50 metri dalla zona del traguardo, naturalmente durante i passaggi non si transita sotto il traguardo, che viene affrontato soltanto nel finale di gara, nell'ultimo giro. Un buon vantaggio quello che è riuscito a conquistare Luca Marziale, portacolori della Il Pirata Sniper World Bike. Lo vedete appoggiato con i polsi sul manubrio, non si lascia distrarre da nulla, continua imperterrito la sua azione, comincia a credere nella vittoria. Siamo ormai in zona traguardo, tra poco l'arrivo vittorioso di Luca Marziale, lo vediamo inquadrato in questo momento dalla nostra telecamera. Dunque successo per Luca Marziale, un bellissimo successo conquistato con una prova veramente maiuscola per l'allievo della Il Pirata Sniper World Bike. Mentre intanto in fondo al vialone stanno arrivando i suoi più diretti avversari, lanciata la volata per le posizioni le altre posizioni sul podio, Armando Lettiero che sale sul secondo gradino del podio davanti a Federico Cardone della Team Eurobike, Simone Garuffi, Mattia Casadei, Antonio Rocco, Michele Cangiotti, Emanuele Pellecchia, Lorenzo Ceccaroni e Matthew Muccioli. Vanno così a chiudere la prova riservata alla categoria allievi, almeno per quel che riguarda le prime 10 posizioni. Una grande vittoria di Luca Marziale, ma soprattutto una vittoria voluta, conquistata con determinazione e un ottimo controllo di gara sin dalle prime battute. Dunque può gioire sia Luca Marziale che il suo team per questo successo conquistato. Andiamo a chiudere con la gioia di Luca Marziale. Ultima gara di giornata e sono in scena gli esordienti del primo e secondo anno che si misureranno
lungo 5 giri del tracciato di gara, lo stesso tracciato che sino a questo momento ha visto e caratterizzato le prove delle altre categorie. Sono i ciclisti della OP Bike che hanno effettuato il foglio di firma, ragazzi della OP Bike che vogliono fare benissimo nella corsa di casa, nella corsa organizzata dalla loro società. Li vediamo pronti a prendere il via in quest'ultima prova di giornata, e intanto i complimenti a coloro che hanno dato vita a questa prova. Li vediamo inquadrati in questo momento insieme ai direttori di corsa, anche Mirko Marini, una figura nota per quel che riguarda l'attività amatoriale marchigiana, è uno degli organizzatori della Ascoli Loreto, la manifestazione in linea riservata alle categorie amatoriali che si svolge sabato 31 marzo. Ascoli Loreto è ormai una classicissima delle gare amatoriali. Intanto è venuta la partenza per i ragazzi delle categorie esordienti primo e secondo anno, 5 giri da percorrere, e vediamo inquadrati i protagonisti della prova. Naturalmente da tenere d'occhio i ciclisti della OP Bike Porto Sant'Elpidio, molto attivi anche quelli della Il Pirata Sniper World Bike, una delle formazioni di riferimento per quel che riguarda l'attività giovanile, la Nestor Masciano, una delle società storiche dell'Umbria del pedale, Andrea Bike, Velo Club Cattolica, Team Managni, Pantanello. C'è tanta storia in questa gara, c'è tanta storia sui pedali e tanta storia che oggi si ripete con questi giovani atleti che stanno gareggiando per dar vita all'ultima prova della manifestazione. Ci si rifocilla dopo le fatiche della gara, c'è anche chi in carrozzella come Luca Panichi si allena, cerca di conquistare record su record, un grande esempio per tutti. Luca in questo mondo del ciclismo in cui il sacrificio è solo ed esclusivamente la forza delle gambe, del proprio fisico, la forza della propria testa, deve far emergere i ciclisti che in età giovanile devono pensare soprattutto a divertirsi. Siamo alle battute finali, tra poco l'epilogo di questa prova, i ciclisti andranno ad affrontare il tratto in leggera ascesa che porta al traguardo, vedremo chi andrà a conquistare il successo. Come vedete il gruppo è compatto, pertanto sarà la volata a decretare il nome del vincitore, o anzi dei vincitori, in quanto vengono assegnati i successi sia per la categoria secondo anno che per la categoria primo anno. Poi andremo a tracciare un bilancio di questa manifestazione che sicuramente sotto il piano numerico ha rappresentato un grandissimo successo, visto l'elevato numero di giovani ciclisti che si sono schierati al via della prova e hanno pedalato lungo il tracciato di gara messo in sicurezza dai dirigenti della OP Bike, dagli sportivissimi dirigenti della OP Bike. Siamo ormai alle battute finali, ultimi metri per i protagonisti della prova della categoria esordienti primo e secondo anno, lanciata la volata, sono gli uomini della Il Pirata Sniper World Bike a dominare, ed è David Rossioru della Il Pirata Sniper
World Bike che conquista il successo davanti a Anthony Silenzi della Hobby Bike Porto Sant'Elpidio. Al terzo posto Umberto Salvatore Morea, compagno di squadra del vincitore. Quarto Jacopo Rossi, team Anagni. Quinto Lorenzo Anniballi della Velo Club Cattolica. Per quel che riguarda invece la categoria esordiente primo anno, successo di Mattia Valentini della Velo Club Cattolica davanti a Samuele Scappini, Nestor Masciano, Vittorio Friggi della Narnia 2014, al quarto posto Vittorio Capogna della Andrea Bike, al quinto Geremia Saragoni della Fausto Coppi. Da segnalare l'ottimo secondo posto di Anthony Silenzi della società organizzatrice, acclamato da parenti e amici. In casa Hobby Bike Porto Sant'Elpidio, bilancio positivo con la conquista dei titoli provinciali Ascoli Piceno Fermo ed ad appannaggio di Federico Ferranti. Tra gli esordienti primo anno, Anthony Silenzi tra gli esordienti secondo anno. Il secondo posto per Beatrice Bertolini tra le donne esordienti primo anno, il sesto di Matilde Bertolini tra le allieve per la gioia del presidente Moreno Pistelli e del team manager Stefano Offidani, orgogliosi dei propri ragazzi e di quanto stanno facendo per il bene della propria squadra di appartenenza e soprattutto per il sacrificio e il sostegno dei numerosi sponsor presenti anche in questa prova, che hanno comunque visto l'impegno sia dei ciclisti che del comitato organizzatore.